Buonasera a tutti, io sono Giacomo Androli e bentornati oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Chiusura di settimana negativa per Wall Street, l'S&P 500 perde l'1,25%, il Nasdaq l'1,66%, male anche il nostro Eurostox che perde l'1,44%, e tra gli indici europei il FTSE MIB perde oltre l'1% nel giorno delle cosiddette 4 streghe, cioè quando scadevano 4 tipi di contratti di finanza strutturata. Si tratta delle opzioni su indici e su indici specifici, i futures sugli indici e sugli indici specifici. In tutto erano in scadenza circa 3.200 miliardi di derivati. In una situazione in cui l'euro è poi sotto la parità con il dollaro e cala il prezzo del gas ad Amsterdam, viaggiando attorno ai 190 euro al megawattora. Andando al listino principale di Piazza Affari, si salvano solo pochi titoli, a partire da due bancari: Banco BPM guadagna l'1,15%, BPER lo 0,24%, bene poi Unipol e Terna, che però si avvicinano più alla parità che appunto realizzare veri e propri guadagni importanti, sono in positivo dello 0,14%. Per quanto riguarda i titoli peggiori, spicca il tonfo di TIM, che perde oltre il 7%, precisamente il 7,73%, in particolare dopo che Barclays ha stilato un rapporto molto molto negativo sulla società, abbassando il prezzo obiettivo a 15 centesimi, dando un giudizio underweight. Poi CNH perde il 4,33%, Inuit il 2,88%, Moncler il 2,75%. Andando al completo, Ariston guadagna il 15,44%, il risultato migliore. Il peggiore è quello di Intex Group SPA, che perde l'11,77%. E da Money.it è tutto, l'appuntamento è a lunedì. Buona serata.